E allora si parte, io direi, il 29 giugno alle ore 19 nel foyer del Teatro Placido Mandanici. Inizia finalmente la stagione teatrale, nel senso che viene presentato il cartellone di tutti gli eventi che il nostro direttore Maifredi, a cui vanno sicuramente i ringraziamenti dell'amministrazione, come i ringraziamenti vanno a tutti coloro che ci hanno lavorato con passione, che ci hanno lavorato veramente con professionalità e caparbietà. Mi riferisco a tutti coloro i quali hanno collaborato interni ed esterni, quindi tutto l'ufficio teatro, l'ufficio staff del teatro del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che tra virgolette ce lo siamo inventati, non avevamo mai avuto una struttura simile, quindi grazie ai nostri dipendenti, grazie sicuramente al dirigente, al segretario Allico, che con un grande spirito di sacrificio ha voluto intestarsi nel senso di essere lui il dirigente e di sovraintendere a tutte le procedure, ma un grazie a chi ha vinto le procedure per la comunicazione, un grazie quindi alla nostra dottoressa Cogliani, che è stata veramente un supporto efficace e indispensabile, e un grazie a tutti gli altri che hanno fatto la loro parte, dai grafici, coloro i quali hanno creato il sito Teatro Mandanici inedito, anche se c'è stata qualche discrepanza a tal proposito, nel senso che esistono altri siti che stiamo vedendo come poter oscurare, e detto questo inizia con quel chat famoso delle regie più belle che si possono avere. Questo è un invito che da sindaco, da responsabile un po' di tutta la macchina amministrativa, io rivolgo a tutti i miei concittadini di non mancare a questo evento significativo per la città, ma lo rivolgo a tutti gli addetti ai lavori, a tutte le associazioni culturali, a tutte le associazioni teatrali, anche perché abbiamo inteso non solo portare a compimento una stagione teatrale piena di significati che, come voi vedrete in conferenza, non lo potrò certamente svelare oggi, saranno eventi significativi, ma sicuramente, poiché a noi piace fare il teatro per tutti, il direttore Maifredi è stato bravo nel coinvolgere tutte le realtà locali, e ci sarà una sorpresa finale.